8 anni dopo, in Riva all'Adige, ci si ritrova per il bis. Stavolta a farsi acciuffare sul filo di lana sono proprio i gialloblu, che in un finale di campionato alla Camomilla smarriscono il gruzzoletto di punti apparentemente di sicurezza che avevano nei confronti del Padova. I biancoscudati hanno avuto il grossissimo merito di non mollare mai, il Trento la colpa di aver invece battuto in testa proprio nel momento decisivo. Si finisce così a un altro scontro frontale dalle premesse elettrizzanti. Con il Padova a regalare quel pizzico di pepe in più, c'è di mezzo pure la tradizione. Il blasone dell'avversario conta effettivamente poco se rapportato al tasso di partecipazione emozionale che la sfida detta fra le opposte tifoserie. Le premesse poi, in questo caso, fanno clamorosamente grigio il cielo gialloblu. Si gioca al Bentegodi di Verona il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, patrono di Padova. Nella città veneta è giorno di festa e la possibilità di un massiccio afflusso di tifosi biancorossi aumenta a dismisura. In casa trentina si fa breccia un briciolo di rassegnazione. Forse solo la squadra ricava da queste anticipazioni contrarie quel pizzico di carica in più per garantirsi una corazza di determinazione insospettabile. I privilegi di questo prezioso supporto psicologico maturano poi concretamente sul campo. Sugli spalti invece il confronto è impari, ma non è certo una sorpresa. I paganti sono 14.439 per un incasso di 71.489.500 lire. Arbitra Tubertini di Bologna e Baveni schiera Manfredi, Ioriatti, Cianchetti, Marinelli, Daldosso, Sala, Prati, Telk, Bertocchi, Lutterotti e Marchei. Nella ripresa Sala cede il posto a Parlato, mentre rimangono invece in panchina Maier e Pellegrini. Il primo tempo se ne va senza emozioni, ma in apertura di ripresa il fluidificante Idini rompe l'equilibrio in favore dei veneti. 13 minuti dopo rimedia Lutterotti su calcio di rigore concesso per un fallo in area di Berti ai danni di Marchei. Al 29esimo il Trento riesce addirittura a passare in vantaggio grazie a un colpo di testa di Marchei che, pur infortunato, trova il guizzo risolutore su cross di Bertocchi e intelligente velo di Prati. Con appena un quarto d'ora ancora da giocare, il Trento si illude forse troppo in fretta e il Padova si gioca il tutto per tutto. Il rigore stavolta è in favore del Padova a causa di un fallo di Cianchetti su Idini che lascia a Vitale l'incarico di trasformare esattamente al 35esimo. Seguono gli ultimi 10 minuti con le squadre guardinghe e i successivi supplementari che fanno segnare una leggera supremazia da parte dei biancorossi. Con il passare del tempo si consolida comunque sui due fronti la rassegnazione a giocarsi tutto con i calci di rigore. Proprio in relazione a questa ipotesi, Mammi, allenatore patavino, fa uscire all'ultimo istante il portiere Gennari, inserendo al suo posto Gandolfi, noto per la sua abilità proprio sui tiri dal dischetto. Anche psicologicamente la mossa produce effetti sicuramente importanti, ma ancora una volta il Trento respinge i segnali contrari e cambia rotta agli esiti più scontati. La serie dagli 11 metri si avvia infatti con il primo responso favorevole alle speranze aquilotte. Manfredi rimedia con la punta delle dita alla conclusione di Battilani e regala subito ai compagni il conforto di un sostegno psicologico preziosissimo. La serie gialloblu non subisce infatti il minimo intoppo. Vanno a bersaglio nell'ordine Ioriatti, Bertocchi, Prati, Lutterotti e Parlato. Vanificando l'emplay in successivo dei biancoscudati che dopo l'errore iniziale vanno a segno con Berlini, Pilloni, Idini e Perego. Per l'esecuzione decisiva, quella emozionalmente più difficile da effettuare ma anche da vedere, il Trento si è affidato al giovane Parlato, vale a dire al suo numero 13, guarda caso di venerdì 13 e per il gol numero 13 del pomeriggio. Poi si rispolvera il copione, anche se stavolta non sono i più numerosi a festeggiare sugli spalti e quindi in campo e al rientro in città. Trento ha vissuto così un'altra notte insonne e di festa, unendo in un unico abbraccio i testimoni diretti reduci dal Bentegodi e i molti che questa volta avevano potuto approfittare dei primi commenti radio e del rimbalzo quasi immediato delle immagini televisive per seguire pure loro dal vivo il trionfo dei propri beniamini. Per il presidente del Favero è il secondo successo da massimo dirigente. Per David un replay in veste diversa, senza la tuta del mister e con la giacca e cravatta del DS.